Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra, dove la Venere in bikini, lanciatissima verso la vetta, affronta l'Alitalia Calcio, ultima in classifica per la 10ª giornata. Venere che avanza, viene servito, Eusebi che prova il destro, Rossetti respinge. Calcio d'angolo per la Venere che sta ancora attaccando, palla dentro e il solito gol. Di fronte alla porta, dalla bandierina di Nico Borsci che da lì non sa davvero perdonare i portieri avversari. 1-0 per la Venere in bikini. Venere in possesso, lancio nella metà campo avversaria, c'è lo stop, il servizio per Eusebi che arriva da dietro, prova col destro, Rossetti alza sopra la traversa, prova la risposta all'Italia con Fini da fermo, para, respinge con i pugni. Contropiede della Venere in bikini, velocissima, la palla viene recuperata dall'Italia, poi sbaglia in difesa, Midulla! Col sinistro in scivolata recupera, un errore difensivo degli avversari e raddoppia per la Venere in bikini che congela il risultato, 2-0. Calcio d'angolo per la Venere in bikini, palla sul secondo palo, Borsci! La palla sbatte sul palo e poi entra dentro la doppietta del bomber. Due volte da corner, due volte Borsci, 3-0. Ricciardulli prova ad andarsene sulla destra, tu per tu, con Opara, sempre lui. Calcio d'angolo per la Venere in bikini, attenzione che sono pericolosi i ragazzi di Ursi. C'è Midulla infatti, solissimo Midulla! Invitato a piazzarla, non sbaglia, prende la mira, 4-0, doppietta anche per lui. Venere che avanza col tiro dalla distanza parato, c'è Borsci in agguato, tripletta di Borsci, 5-0, risultato rotondo della Venere in bikini, continua la sfida tra Borsci e Midulla. L'Italia che orgogliosamente prova a offendere con Andreuccioli che trova un gran gol, quello dell'1-5 che non cambia la sostanza del risultato ma vale il gol della bandiera per l'Alitalia Calcio. Venere in bikini ancora da corner, c'è Eusebi che segna dal limite dell'area, timbra anche lui il tabellino, 6-1 per la Venere in bikini, ha segnato il capitano. Palla fuori, ma arriva il triplice fischio del direttore di gara, la Venere in bikini ha battuto 6-1 una l'Italia Calcio, sempre più ultima per i ragazzi di Ursi, continua la rincorsa al primo posto. Abbiamo giocato bene, la squadra ha trovato la compattezza giusta, la quadratura e 6-1, bella partita.